L'artista di oggi suona sto strumento. No, non suona il contrabbasso. Suona uno strumento molto più acuto del contrabbasso, ma molto molto più acuto del contrabbasso. Non vi dico che strumento è, vi dico il suo nome: Luigi Di Nunzio. You know he's a cat's life. It can be a tall life, but nobody seen me cry. Wake up in the morning, heaven serve the copy. My city has no fans. When I keep my heart on play, nobody can get me down. I say no down. Questa accoglienza. Tutto a posto? Tutto a posto. Vieni. Matteo e Gabriele, Luigi. Ciao ragazzi. Ciao Matteo. Ciao, Luigi. Permesso. Sì, ho iniziato più o meno a 5-6 anni. Giocando però chiaramente, nel senso che suonavo, poi 10 giorni non suonavo, poi suonavo emulando le colonne sonore dei cartoni animati. Ascoltavo, tipo, guardavo Tom Jerry col sassofono e cercavo di suonare con l'orchestra, insomma, accompagna un po' tutta l'effettistica e tutto quello che riguarda il cartone, ecco. Io ho iniziato grazie a mio padre, che lui è un sassofonista che stimo parecchio ed è stato il mio primo riferimento. Un grande professionista, un super musicista e ecco, uno dalla grande disciplina. Una volta lui disse che per lui ci sono due sassofonisti al mondo. Uno è Charlie Parker e l'altro sono io. Charlie Parker è il primo e io sono l'ultimo. Io, almeno per quanto mi riguarda, credo che per divertirsi bisogna essere disciplinati al massimo, perché è la base per poi potersi esprimere, poter andare ovunque. Quando devo affrontare un lavoro, che mo sia un lavoro prettamente, insomma, di orchestra, come può essere qualcosa a San Carlo di musica classica, o un concerto jazz apparentemente semplice, perché c'è poco da leggere e tra virgolette tanto da improvvisare, io cerco sempre di studiare quanto più tempo possibile, non quello che poi suonerò, magari quello che poi non, invece non devo suonare. Ho studiato tantissimo Dexter Gordon per tanti anni, dai 8 ai 10-11 anni, e lui riuscivo a seguirlo quasi all'istante, cioè sentivo un brano e poi riuscivo a suonarlo con lui. La prima volta però che ho ascoltato Giant Steps, è stato il primo brano, insomma, io non riuscivo a seguirlo. E lì ho iniziato ad avere un approccio più completo con lo strumento e con la musica. Ho iniziato a trascriverlo, ho iniziato a capire accordo per accordo. Quindi il primo che mi ha stimolato a studiare, come se tutti i pezzi poi fossero Giant Steps, anche poi un blues, analizzarlo, è stato John Coltrane. Ma sono John Coltrane, Michael Brecker e Kenny Garrett, i miei tre riferimenti più forti, quelli che mi hanno condizionato di più. Il suono principalmente, l'identità e la riconoscibilità. Nel periodo dal 2014 da Nick Sestent al 2019, ecco, di The Game, ho avuto collaborazioni con artisti che producevano musica elettronica, hip hop, rap, e quindi facendo tesoro, insomma, di queste esperienze ho provato a usare composizioni che già avevo, contaminandole. Ciò che ne esiste è in realtà qualcosa che esiste, che però non vuole esistere, cioè nel senso, come un musicista che non vuole imporre tutto quello che conosce. Come quando tu metti dell'acqua in una forma, ok? Lei assume quella forma, la forma che quel momento c'ha il recipiente, no? Non assume lei la forma che vuole. Non è come un bambino, come un neonato, è soltanto istinto. Quando gioca con un qualsiasi cosa, gli dai un pezzo di giornale e ci inizia a giocare, e ne fa del gioco più bello della sua vita per quel momento, ecco. Secondo me è proprio la musica stessa. Non che non esiste, ma inesiste nel senso che non è una certezza. E questo è il bello, che sei sempre nell'ignoto.
Quando uno suona, in realtà ha a che fare con qualcosa che non c'è, quantomeno non lo puoi toccare, non ti può suggerire cose. Quindi devi ascoltare qualcosa che non c'è, che forse non ti parla neanche, però tu ecco, sei in contatto con qualcosa. Senti sicuramente più di qualcun altro, ecco. Ho iniziato a suonare con Antonio nel 2009, che avevo più o meno 18 anni. Quindi anche con De Rio l'avevo già suonato delle volte, quindi insomma il fatto che io già li conoscessi anche musicalmente mi ha fatto sì che io insomma potessi godere di quel momento senza la tensione chiaramente che potrebbe comportare la vicinanza a musicisti che comunque hanno suonato chi Ginger, che sono quelli Biancock per 10 anni. Antonio chiaramente sappiamo tutti quello che ha fatto. Da Bob Berg, Jack DeJohnette, insomma, non mi ha mai bacchettato e mai rassicurato, perché quando si suona a quei livelli, nel senso con quelle persone, con quei musicisti, non c'è bisogno di rassicurazione, perché la musica è così bella che ti fanno stare bene, ecco. Secondo te perché i musicisti in jazz sono associati alla figura del gatto? Come dire, quando uno ascolta musica jazz, apparentemente non sembra magari una musica immediata, che non scopre subito le sue carte, bisogna un attimo capire bene. E magari è come un gatto che non è come il cane che ti fa subito 3.000 feste, ma magari poi scopri che ne puoi fare più a meno, ecco. Ringraziamo Luigi nuovamente per aver accolto il nostro invito. Io ringrazio te, ringrazio voi. Sono veramente bello. Non suonare due note, d'altronde il nostro lavoro è quello un po' più di anche tre. Anche tre.